Avete giusto finito tutto, perché solo quello che ha mosso allora, io ti sto parlando di qualche anno fa, adesso non ci sono più soldi di nessuno, non c'è nessuno intorno, la musica italiana non ha cultura, non siamo stati capaci di creare cultura, abbiamo fatto, sì, io ho fatto anche l'Italia, voglio dire, si pensava che i talenti potessero muovere qualcosa, in Inghilterra non so, in Inghilterra ci sono i talenti, ci sono quelli che non riescono ad andare, l'Italia è un paese molto strano, però certamente cultura è uguale a bravura. Ma su questo l'ha detto Morgan l'altra sera, l'ho trovato molto intelligente. La verità è che noi dobbiamo, non conosco bene le leggi di cui non me ne faccio questo mestiere, c'è un po' discografico, però ragazzi, manca oggi il produttore che tira fuori l'artista nuovo, perché quello prima che arrivasse a fare i concerti, adesso si può tentare di ricominciare dalla strada, cioè cominciare quando era precedente agli anni 70, quando ci fu la prima rivoluzione, di tornare a fare l'artista che nasce dalla strada. Questo è possibile, sta adesso la strada a mettere i soldi e l'impegno che ci metteva l'industria una volta. Dopodiché non li conosco, li ho ascoltato, li tornerò a ascoltare se mi invitate, io devo dire solo questo e speriamo Dio. Certamente non c'è tanto tempo da perdere, bisogna ridare un po' di dignità alla musica che non ne ha più, bisogna ricominciare a dare qualche agli autori, ragazzi, gli autori sono spariti dal mondo, senza autori anche uno che canta bene può usare un po' la fisarmonica. Fischi, chi se ne frega, ma non canti più, non ci racconti delle stronzate. La verità è che la musica sta morendo, e certo, come muoiono le cose, io arriva, ma sai che ero piccola io quando ti dicevamo perché un disco di cucina valga più del disco di André, ma sono passati 80 anni, ancora siamo al 22 sui dischi, che poi i ragazzi non capiscono, non capiscono i costi, bisogna essere più chiari, spiegare, cercare di rimediare questa catastrofe dell'esame. Grazie Mara. Grazie.